mio rapporto con Milano, lavorativo e non, è veramente particolare, perché non ne potrei fare a meno. Sono nato in questa città e ogni volta che mi allontano sento la mancanza del frastuono del tram. Sembra qualcosa di brutto a dirlo, no? O a pensarlo, ma il mio suono dominante è questo. Milano possiede una sua musicalità, una sua forza musicale. La prima esperienza in sala prove l'ho avuta grazie a mio padre, perché mi portò lui per il suo spettacolo 30 anni senza andare fuori tempo per eseguire piano e voce un brano bellissimo, Quella cosa in Lombardia. Mi scrisse delle progressioni armoniche difficilissime, ma splendide. E io avevo 17-18 anni, non mi ricordo più, ero giovanissimo comunque, ed intimorito dai grandissimi professionisti che stavano lavorando con mio padre. Mi presento in sala prove per fare questo brano che avevamo provato, io mi ero studiato memoria, solo memoria. E la memoria raffigurava solo una tastiera da 88 tasti. Mi presento in studio e mi danno da suonare una tastiera, se non mi ricordo più, a 50 tasti, 70 tasti, no? Quindi completamente un'altra visione prospettica. Io vado insieme e comincio a suonare. Papà, felicissimo, vedo che è emozionato anche lui, perché è una delle prime volte che ci esibiamo in pubblico, no? Verso neanche metà mi blocco, non mi ricordo più niente. E lui rimane proprio su un filato vocale. Si gira. E io non mi ricordo più niente. Gelo in tutta la sala prove. Uno che si guardava le scarpe, l'altro che guardava le sigarette, l'altro che guardava il soffitto, io che volevo morire. Ecco, questa è stata la mia prima esperienza in sala prove, che mi tengo dentro tuttora come uno dei più grandi insegnamenti. Mai arrivare impreparati. Il primo strumento che ho toccato e che ho suonato è stato il pianoforte di mio padre. Ma il mio primo strumento elettrico è stato il basso elettrico. Mio padre me ne comprò uno enorme, io ero bambino, ed era questo strumentone enorme, non mi ricordo neanche di che marca fosse. Trovammo il famoso basso Hoefner, che è quello di Paul McCartney, che mi accompagna tuttora in tutte le mie avventure, più o meno rock, più o meno punk. Un altro strumento che mi ha affascinato è stato la fisarmonica, perché è uno strumento che ti dà la possibilità di lavorare direttamente sul suono, un po' come fa uno strumento ad ancia, no? Come il sassofono. Hai un rapporto diretto con il suono. Invece il pianoforte è mediato dalla meccanica. Fortunatamente dispongo di più elementi orchestrali e più situazioni di gruppi proprio. Ultimamente si è instaurato un grandissimo affiatamento con Daniele Moretto e portiamo avanti questo progetto in duo. Abbiamo trovato anche un nuovo repertorio basato ovviamente su brani jazzistici, ma anche splendide ballate del nostro repertorio. Sto pensando a brani di Tenco, a brani di Paolo Conte, brani originali ovviamente facciamo, molto legati alla melodia anche. Essendo il tema un qualche cosa di importante, Daniele con la tromba caratterizza la linea melodica e il tema in maniera molto importante. Ecco che allora il duo assume un significato di suono e di pathos che è molto speciale. Il duo a volte offre quell'anima sincera
che specialmente in teatro è meraviglioso da assaporare, da sentire, da vivere. Ormai il divario tra un pianoforte acustico e una tastiera digitale con i tasti pesati si è ridotto. Una volta non si poteva neanche pensare di equiparare una tastiera digitale ad un pianoforte acustico. È uno strumento meraviglioso il pianoforte in tutta la sua componentistica, però a volte faccio veramente fatica quando suono uno strumento non ad un determinato livello e rimpiango la tastiera digitale. Nello specifico la Casio mi ha fatto sentire questa PXS 1100, che è a tutti gli effetti una grande scoperta a livello tecnologico, sia dal punto di vista del trasporto, è molto leggera, sia dal punto di vista timbrico e anche il tocco del tasto, che per me è veramente piacevole poterlo provare ogni volta. Sull'attinamento, quindi non mi ricordo più, il solo fai tu le prime due A? Faccio io le prime due A. E io entro nella B, giusto? Sì, baby. Ok, fantastico. Bene. Ciao, baby. Ciao, baby. Ciao, ciao. Yeah.